Di questo tablet, credetemi, ne sentiremo parlare a lungo perché ha all'interno delle soluzioni e delle funzionalità veramente interessanti che impattano realmente nell'utilizzo di tutti i giorni. È un tablet di Huawei, ma spoiler, le app di Google non mancano. È un tablet, come dicevo, ricco di soluzioni interessanti a partire da un display assolutamente rivoluzionario, assolutamente adatto per un tablet. Ma vi dico di più, pregi e difetti come al solito, all'interno di questa recensione, lasciate un bel like per supportarci o se vi piacerà questo video. Iniziamo! Iniziamo a vederlo completamente spoglio perché già qui è un tablet interessante. Corpo realizzato completamente in alluminio, vetro sul fronte, misura di spessore soli 6,2 mm, veramente sottilissimo, e pesa 510 grammi. Un bel prodotto, bello compatto, bello solido, bello resistente anche ad eventuali sollecitazioni in mano. Molto robusto, insomma. Viene offerto in Space Gray, che è un, diciamo, grigio scuro, ed ha a disposizione degli speaker sia sul lato sinistro che sul lato destro per un audio immersivo, qualità non eccezionale, ma comunque molto buona. Ma passiamo alla prima grande peculiarità di questo tablet e ve lo mostro subito, ovvero il display. Vedete che è leggermente opaco, vedete che riflette molto meno rispetto a un display lucido. Questo perché qui abbiamo un rivestimento, un display paper matte. Si tratta di una tecnologia di nuova generazione che va a simulare l'effetto della carta e ci riesce in vari modi, pur non rinunciando alla qualità visiva. Utilizza infatti una nuova tecnologia di nanoincisione antiriflesso con rivestimento ottico-magnetronico su scala nanometrica, in grado di ridurre la riflettività della superficie al di sotto del 2% e di eliminare il 99% delle interferenze luminose. Alla vista si nota una leggerissima granulosità che ricorda la carta, ma senza dare fastidio. Al tatto sembra leggerissimamente ruvido, ma il dito scorre liscio come l'olio e nelle impostazioni sono presenti ben tre modalità di visualizzazione: normale, con possibilità di attivare il True Tone, oppure bianco e nero, o colore in modalità ebook che garantisce comfort visivo, ma al tempo stesso colori fedeli. E il risultato, credetemi, è veramente buono. Si tratta di un display con risoluzione 2,8K, rapporto in tre mezzi e refresh rate fino a 144 Hz. Il pannello è un TFT LCD IPS, quindi purtroppo non un AMOLED o OLED, ma la qualità è così elevata e la sensazione di avere un foglio di carta davanti è così reale che assolutamente è un aspetto su cui veramente non mi sento di andare a dare una critica a questo tablet. Anzi, complessivamente il display è veramente una delle sue peculiarità e una delle sue caratteristiche vincenti. Display di qualità, ma non manca anche il resto, a partire dalla memoria interna 256 GB con 8 GB di RAM, insomma la memoria di archiviazione basta e avanza per, diciamo, fare tante cose con un tablet. Questa è una caratteristica spesso tralasciata dai vari produttori. Si forniscono tablet con 64 GB, persino Apple, in maniera ingiustificata e ingiustificabile, aggiungerei. Inoltre, processore Kirin 9000S che funziona decisamente bene, non ho visto un lag, un tentennamento, anche e probabilmente grazie al sistema operativo Harmony OS. È dotato di connettività Wi-Fi, non di connettività LTE e ovviamente di connettività Bluetooth, oltre a un'altra tecnologia di cui vi parlerò fra poco con gli accessori. Riguardo alla batteria, 8000 mAh al suo interno, quindi assolutamente più che sufficiente per andare a coprire quelle 3-4 giornate di utilizzo, andando ad utilizzare 2-3 ore al giorno. Ricarica 22,5 watt, quindi non velocissima, però soddisfacente. Lasciate la notte in carica e avete risolto, tornate al mattino con il 100%. Se il display era la prima peculiarità che mi è piaciuta e la memoria interna la seconda, la terza è la tastiera. Viene venduta a parte e si compone di due pezzi staccabili, per cui la parte superiore funge da cover quando non avete la tastiera con voi. E qui credetemi che l'attenzione ai dettagli è maniacale, precisamente su tre aspetti, per cui mi viene da dire che i 100 euro richiesti per averla, perché non è offerta gratuitamente, sono totalmente giustificati. La prima è che la cover può fungere da stand anche quando non avete la tastiera. Peccato solo non aver offerto più inclinazioni possibili. La seconda è che
e la tastiera sulla parte inferiore realizzate in modo da creare una sorta di effetto ventosa con la superficie su cui è appoggiato, per cui non scivola, rimane stabile, anche provando a sollevarlo nel suo insieme non viene sulla la tastiera ma solamente il tablet. Davvero una cosa che mi è piaciuta, una sottigliezza ma che mi ha fatto piacere ritrovare. La terza e ultima è che la tastiera funziona anche a distanza. Qui ci sono infatti tre pin all'interno, ma non è necessario che il tablet sia sempre connesso a questi tre pin per funzionare, perché potete staccare la tastiera e utilizzarla anche a distanza. Non è una tastiera Bluetooth, quindi non potete collegarla poi ad altri device, a meno che non abbiano la tecnologia Near Link. La quarta caratteristica che mi è piaciuta, che va un po' a giocare in combinazione col display, è questa qui, ovvero la M Pencil di terza generazione. Funziona bene, è molto semplice, ma con questo display l'esperienza è totalmente diversa. Anche questa si collega al tablet tramite tecnologia Near Link e si può appoggiare sulla parte superiore per riporla senza rischiare di perderla, ed è una pencil con ben 10.000 livelli di rilevamento della pressione, oltre a una latenza di scrittura ridotta veramente all'osso. Grazie però alla texture creata dalla tecnologia Paper Matte, quando si scrive sul tablet con la stilo si avverte una leggerissima resistenza molto simile a quella che si prova quando si va a scrivere con una penna normale sulla carta. Non pensavo facesse una grandissima differenza, ma invece fa un'enorme differenza. Personalmente infatti non amo i pennini sui display lucidi perché l'effetto scivolamento è così enorme che già una pessima scrittura sulla carta, figuriamoci su un display. In questo caso invece ho riprodotto quasi esattamente la mia pessima scrittura. Questo perché questo leggero attrito effettivamente mi dà la stessa sensazione della carta con una penna classica. Quindi veramente veramente nel complesso un pacchetto di accessori secondo me super convincente. Mentre la tastiera però è venduta a parte, 100 euro come vi dicevo, la pencil è inclusa in confezione, diciamo, quando acquistate il tablet. Bene così. Ma l'hardware, gli accessori e tutto il resto è nulla se poi non c'è un software adatto. Qui abbiamo Harmony OS alla versione 4.2, come dicevo, con diverse funzionalità, alcune che già conoscevamo da Harmony OS precedente, altre invece nuove. Ma la principale novità è che è possibile andare a installare tutte le varie app di Google e utilizzare i servizi di Google. Ad esempio ho installato Maps, ho installato Gmail, ho installato Calendar, Chrome, eccetera, e li ho configurati col mio account e quindi li ho potuti utilizzare tranquillamente. Se volete scoprire come, vi lascio un link, diciamo, con tutti i dettagli in descrizione al video. Dateci un occhio perché comunque è una procedura molto molto facile. Tornando ad Harmony OS, ovviamente sono disponibili tutte le classiche funzionalità come il multifinestra, semplicemente trascinando l'app in alto a destra, la riduzione ad icona delle app e il multischermo che va richiamato con la linguetta rapida trascinando per qualche secondo dal bordo laterale verso il centro. C'è poi il Super Hub, che è un'area dove poter copiare elementi che possono servirci poi in seguito magari in altre applicazioni, una sorta di appunti avanzati insomma, e ovviamente Super Device, dove gestire l'intera connettività del tablet da e verso altri dispositivi come cuffie, smartphone eccetera. Tra le applicazioni preinstallate c'è una nuova Huawei Notes che funziona meglio, ha molte più funzionalità, è molto più integrata con il sistema Harmony OS. C'è l'applicazione Go Paint, anch'essa di Huawei, che permette veramente di andare a disegnare come se foste degli artisti, vi dà tantissimi strumenti, potete andare veramente a gestire addirittura la chiarezza di un pennello. Davvero mi è piaciuto tantissimo, non sono un artista, ma devo dire che è veramente veramente molto dettagliata, non posso dire completa perché appunto non sono un artista, però mi sembra veramente dettagliata. E poi c'è VPS Office per andare a gestire i classici, diciamo, file di ufficio, per cui poi quest'app insieme alla tastiera, insieme alla pencil, offrono veramente una suite completissima per andare a gestire i documenti. Dunque, nel complesso, un tablet che guarda un po' a tutti, perché guarda a chi lo vuole utilizzare in ufficio, chi lo vuole utilizzare in mobilità, chi lo vuole utilizzare per creare, disegnare e non solo, e in parte anche adatto per chi vuole vedere la multimedialità, per guardare film, eccetera. Perché quando siete all'aperto, ci sono dei riflessi strani, dei riflessi di luce, questo display vi garantisce un'ottima godibilità, diciamo, del contenuto stesso. Insomma, l'avrete capito, il display mi è piaciuto. In un tablet, ma così anche su un dispositivo tipo smartphone, il display
fa buona parte del prodotto, perché alla fine è la componente con cui maggiormente ci interfacciamo. Tutto il resto c'è, prestazioni non mancano, memoria non manca, batteria non manca, il software funziona bene, è anche arricchito e in più, come avete visto, ci sono anche le app di Google. Insomma, non manca nulla a un tablet di questo tipo, che viene offerto a 399 euro senza tastiera, 499 euro con la tastiera. Ci sono poi anche ulteriori bundle. Abbiamo poi anche un coupon sconto, se è ancora valido, ve lo lascio linkato, ve lo lascio indicato in descrizione. Ma per questo direi che era tutto. Un prodotto che mi è piaciuto particolarmente, ne sentiremo parlare sicuramente più avanti, anche in ottica back to school, back to work, quindi agosto, settembre, speriamo in quella occasione magari con un'offerta ancora più allettante. Indubbiamente una valida alternativa ai prodotti che sono già in commercio. Ma se avete altre domande vi aspetto all'interno dei commenti, rispondiamo al solito quanto prima, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo contenuto. Un saluto amica e protoandroid.net.